Fa piacere dare il benvenuto a tutti voi e innanzitutto al professor Maurizio Ferraris, che siamo molto lieti di avere con noi. Questo incontro con il professor Ferraris è collegato a una delle mostre attualmente offerte dal Maxi, che è la mostra su e di Paola Pivi. Beh, veramente per me è solo un saluto istituzionale, però due cose voglio dirle perché anch'io, professore, mi sono messa un po' a leggere il suo libro in questi giorni prima del nostro incontro. Allora, il professor Ferraris non ha bisogno di molte parole di presentazione, allievo di Gianni Vattimo, influenzato da Jacques Derrida, ha esordito come teorico dell'ermeneutica prima di chiedo scusa, ecco. Prima di volgere il suo interesse verso la filosofia analitica. È stato direttore di programma al Collège International de Philosophie a Parigi, visiting professor in moltissime università, insomma, una personalità che siamo molto onorati di avere qui. L'incontro di oggi ha questo titolo, Nuovo Realismo, Documentalità, Documedialità. Devo dire che sfogliando il suo libro, professore, in questi giorni sono stata catturata da molte riflessioni, che veramente, e mi scuso per la sommarietà, però insomma provo a buttare così a introduzione di questa conversazione. Innanzitutto questo tema del primato dell'interpretazione sopra i fatti, che è un primato che drammaticamente non ha avuto un valore emancipativo per l'uomo, per la società, per il tessuto sociale. E questo lo stiamo vedendo, lo vediamo ed è uno dei grandi temi della ricerca degli artisti, anche degli artisti al di là di Paola Pivi, ma degli artisti che abbiamo ospitato in questi ultimi anni. Penso per esempio alla mostra Low Form che abbiamo presentato qualche tempo fa, che è una mostra che indagava il rapporto tra intelligenza artificiale ed estetica. E con delle straordinarie opere di artisti, penso per esempio a Carola Bonfiglio, insomma, alcune opere che hanno veramente messo questo tema al centro della ricerca, il rapporto tra fatti e interpretazione, e il predominio, la forza e il vigore dell'interpretazione sui fatti. E la seconda questione, che anche lì veramente offro così, giusto come uno spunto, e devo dire qui traggo qualche riflessione da una mia vita precedente, quando mi sono occupata per molti anni di sistema della comunicazione in questo paese, e delle prime riflessioni, penso veramente all'inizio degli anni 90, anche prima, quando c'è stata l'irruzione dei reality come formato di comunicazione nella televisione generalista e come lì, in Italia, perché poi diciamo in Italia all'inizio degli anni Ottanta, insomma, quest'idea per cui qualunque cosa si rappresentasse potesse essere interpretata come vera. Vi racconto questo aneddoto, così anche per farci una risata, che io ero ministro dei beni culturali nel 98 e cominciò il Grande Fratello in Italia. E io notai che nella Real Casa del Grande Fratello, non c'erano librerie, non c'erano libri. E allora feci questo gesto un po' provocatorio, diciamo così, da ministro, gli mandai un grande cesto di libri. Naturalmente ci fu tutta una discussione su che libri gli mando, che libri non gli mando, cioè qual è la libreria media, che
che poteva appartenere a quella condizione. Insomma, la verità è che quei libri sono diventati orpello, ma che il mondo vero, certo, e qui uso le sue parole, professore, è diventato un reality e l'esito è stato quel populismo mediatico in cui siamo immersi ancora oggi, un sistema nel quale si può pretendere di far credere qualsiasi cosa, non la faccio lunga perché sarebbe, ma io voglio, sono qui per ascoltare lei, certamente è dal reality che comincia l'idea, la nozione di un populismo mediatico da cui oggi nasce la grande inquietudine sul perimetro della verità, realtà, fake. O non fake che essa sia. Quindi, felice di darle la parola e soprattutto felicissima che questa riflessione sia partita da una mostra, da un'artista che noi amiamo molto, da un'artista visionaria che ha cercato di giostrarsi e dimenarsi, vuol dire. Anche nel lettone, nel maxi lettone che qui sopra abbiamo e che è un world record di realismo artistico. Grazie. Buonasera e grazie di essere qui. Volevo solo dire poche parole. E sulla mostra di Paola Pivi, che è stata un po', come diceva la nostra presidente, l'occasione per invitare il professor Ferraris a venire qui e a parlarci di questi temi. E questo, diciamo, il lavoro di Paola Pivi parte dall'oggetto, dunque ci sembrava veramente importante poter invitare qualcuno che affrontasse questo tema in modo diverso da quello artistico. Dunque, gli oggetti di Paola Pivi sono oggetti veri e propri, dunque le sue opere sono fatte da oggetti che mantengono la loro identità, mantengono la loro eredità e in qualche modo pur mantenendo proprio la loro essenza, però ci propongono una visione diversa, cioè la possibilità di una visione diversa. Dunque, le opere che sono esposte nella mostra World Record, dunque tutte le opere sono fatte di oggetti veri e propri che possono essere più grandi, più piccoli, compressi, dilatati. Ma che non negano assolutamente il loro far parte del mondo. E ecco, benvenuto professore. Grazie, grazie moltissimo per questo invito che mi fa moltissimo piacere e anche dell'occasione che ho avuto di poter vedere la mostra, perché come voi sapete ci sono dei professori che sono molto ignoranti e non sempre capita di andare alle mostre, quindi magari se non avessi avuto l'occasione di venire a parlare io, vedete fino a che punto si spinge il narcisismo, non avrei potuto imparare qualcosa invece sul resto. Quindi talvolta ci ho detto. Lì c'è scritto nuovo, intanto grazie al presidente Melandri e grazie a Palopoli per questo invito. Lì c'è un titolo di cui mi vergogno, perché è tutta una serie, un misto di frasi e di neologismi, documentarietà, documediarietà. Allora, vista la mostra, ho cambiato il titolo e anche qualcosa. Cosa faccio? Posso già. Ah, c'è una mossa speciale che uno può fare? Ah, è più semplice di quanto uno pensasse. Sì, questo, freccia avanti. Ecco. Allora, il titolo che ho dato a questa presentazione è World Record, nel senso che non solo
ovviamente come tutti sono stato impressionato da da quel gigantesco letto insonorizzatore e chissà come si e altro, ma anche no, sulla questione del record, perché non è soltanto il fatto del mondo, ma il fatto che il mondo sia registrato. La caratteristica fondamentale del nostro mondo adesso, diversamente dal mondo di non moltissimo tempo fa, anche solo del mondo di 20-25 anni fa, gran parte delle nostre azioni passavano senza lasciare alcuna traccia, niente, non c'era niente, tutto svaniva. Adesso invece tutto è registrato, tutto produce dei dati e questi dati producono delle conoscenze, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi mi è parso particolarmente felice il titolo di World Record e inoltre sono rimasto impressionato dal materasso, perché avevo già un materasso nella presentazione e quindi ho considerato una felice coincidenza questi due elementi. Comincerei, si divide in tre parti. Primo, in che mondo viviamo, cioè appunto il presidente Melandri ha ricordato quando sono cominciati i reality. Poi quando sono cominciati i reality si pensava questo qua è il male e invece c'è un bene che si sta facendo avanti, cioè la grande prateria del web chiamata a portare la giustizia e la verità dappertutto. Abbiamo visto poi come è andata tutta questa cosa, ma difatti la colpa non è della televisione né del web, è degli esseri umani, non nascondiamoci questo punto significativo. E ora, questa enorme trasformazione del web poi che cosa ha provocato? Ha provocato una serie di paure infondatissime, quindi il web prima era la nuova Gerusalemme, adesso è l'inferno, la rovina di tutto, eccetera. E quindi cercherò di mostrare alcune paure rispetto al mondo in cui viviamo che sono probabilmente sbagliate. Quello che, diciamo, Marx avrebbe chiamato la sovrastruttura. Poi, parlando del potere della registrazione, quindi World Record, verrò appunto alla questione di qual è la struttura, che cos'è invece che è davvero cambiato in questo mondo e che non sono le paure piccole o grandi che possono generare il web, spesso sbagliate fra l'altro, e infine imparare dei materassi vi proporrò una utopia politica che però penso sia perfettamente realizzabile e che credo possa costituire anche un sensato obiettivo per la sinistra, che in questo momento sta misteriosamente male per dei motivi strani, perché la sinistra si interpreta come una forza politica che ha mancato il suo mandato, mentre il problema della sua crisi è che l'ha realizzato. La sinistra ha realizzato il suo mandato novecentesco, che è stato quello di socializzare il plusvalore industriale. Adesso deve socializzare un altro plusvalore, quello del web, e deve concettualizzarlo. Però è tutt'altro che dire abbiamo mancato, abbiamo fallito. No, in un certo senso è andato fin troppo bene. E poi dopo quelli, visto che le persone adesso stanno meglio di una volta, non vogliono condividere quello che hanno e quindi sparano dalla finestra ai moldavi. Ora, cominciamo con il primo punto, in che mondo viviamo, ossia i tipi di pregiudizi, idola, terrori, per esempio la stupidità. Ora si ha sempre ragione ad aver paura della stupidità, è una minaccia reale, presente in ogni istante, forse sicuramente in quello che sto dicendo io adesso, però per esempio qualche anno fa è uscito questo libro che trovo indicativo di questo Nicholas Carr, Internet rende stupidi, così era la cosa, che sembrava il contrario, però questa è una grande paura, diventerai imbecille con Internet. Beh, da notare, gli stessi che poi invece prima si dicevano diventerai imbecille con la televisione, non mi stupirebbe poi dopo che i genitori esortassero i bambini adesso a guardare la televisione invece che a guardare il telefonino, perché si ha sempre il timore, c'è sempre quell'idea che
l'ultimo ritrovato tecnologico è molto peggiore di quello immediatamente precedente, e quello immediatamente precedente appare rassicurante. Quindi il timore adesso diventerai stupido, che da una parte non è provato che tu puoi diventare stupido con internet, soprattutto quello che è difficile da provare è che prima non si potesse essere stupidi, cioè se uno guarda su YouTube, altro vantaggio di internet, tutta quella folla applaudente il 10 maggio del 40, tutti contentissimi, non erano imbecilli quelli? Cioè, tanto per dire, e si poteva dar la colpa a internet, sembrerebbe difficile, quindi dire ci rende stupidi, eccetera. Poi non è assolutamente provato che ci renda stupidi, forse si attendeva troppo. Questo è uno dei tipici timori contemporanei. Altro timore, la perdita di tempo, ossia vai su internet, perdi il tuo tempo, eccetera. Per inciso, non c'è niente di più intrinsecamente falso, perché dal momento che la caratteristica di quello che fai su internet è che viene registrato e quindi può essere capitalizzato, a rigore non perdi niente. Per inciso, viviamo anche in un mondo in cui non perdi tempo neanche se sbagli strada, perché se sbagli strada col navigatore, però se sei a piedi, con l'orologio che ti misura i passi, sei contento perché dice va bene, ho sbagliato direzione ma almeno ho consumato delle calorie, e a questo punto hai capitalizzato anche questa cosa. È una caratteristica su cui ritornerò. Ovviamente c'erano delle enormi perdite di tempo prima, cioè uno dice perdi dentro il tuo internet, ma hai mai provato a fare una fila una volta? Cioè, per dire, a proposito di perdite di tempo, questo è il più grave ancora come equivoco, cioè la perdita di privacy, che è un sembra che tutti sono profondamente preoccupati dalla privacy e che l'unico tipo di intervento legislativo che dovrebbe essere fatto è sulla privacy. Intanto uno ha legittimamente ragione di pensare che, in fondo, visto che c'è tantissima gente che è sui social network, che posta sui social network il cibo che mangia, nella migliore delle ipotesi, forse non è interessatissima alla propria privacy, quindi si va a tutelare una cosa che tutto sommato alle persone importa poco. Ma poi soprattutto si dà un'immagine sbagliata di qual è il problema. Si dice c'è un capitalismo di sorveglianza, certi che ti guardano, ti osservano, come il panopticon di Bentham di cui parlava Foucault, cioè ti guardano, ti scrutano, eccetera. Ma a parte che c'è già una idea strana, ma cosa gliene importa di te? Realmente, seriamente, cioè che cosa starebbero a guardarti e a scrutarti? È già una cosa. Il presidente Schreber, quel matto studiato da Freud e Jung, pensava che Dio lo spiasse, però era un matto. Quelli che pensano di essere spiati su internet hanno quest'idea esagerata di sé, dopo tutto, cioè che i loro segreti possano interessare qualcuno e che ci sia uno Stato, fra l'altro, uno Stato che è generalmente, come ovvio, nella migliore delle ipotesi, poco interessati ai cittadini, che invece li sta spiando. Allora, e qui c'è un equivoco fondamentale, perché sarebbe come dire, la sorveglianza ha senso soltanto se accompagnata, in quel senso lì, da punizione. Il libro è di 600 pagine, una cosa così. Se accompagnata, tutto il capitale che guarda, scruta, eccetera, ti annota, eccetera. Ora, notate, la sorveglianza ha in sé senso soltanto se accompagnata da punizione. Infatti il libro di Foucault si intitolava Sorvegliare e punire, cioè ti guardano lì e poi se sgarri ti picchiano. Se non sei punito, è come dire, è forse un capitalismo di sorveglianza, una sorveglianza di qualche tipo, quelli che fanno bird watching, cioè si mettono con i binocoli a guardare gli uccelli, stanno forse sorvegliando gli uccelli, no, perché non vogliono punire gli uccelli, vogliono semplicemente vedere la vita degli uccelli, non è una cosa. Lo stesso accade in realtà nel web, perché considerate, se uno va su Amazon a comprare un Kalashnikov, non è detto che, forse c'è, non so, comunque, non è che quelli di Amazon poi
quando hai chiesto il Kalashnikov vanno alla polizia e dice hai preso un Kalashnikov, l'ho ordinato, attenzione che quello vuol fare qualcosa. Semplicemente il giorno dopo ti compare. Chi ha comprato questo articolo di solito compra anche, ti offrono bombe, pistole, tante cose di questo genere. Cioè non c'è il minimo intento punitivo dentro, c'è semplicemente l'intento di conoscere le intenzioni delle persone per poter rivendere della roba, cosa nella quale non vedo niente di intrinsecamente malvagio, neanche niente di intrinsecamente buono, però fraintendiamo la natura del presente se diciamo che siamo sotto l'occhio del panopticon che ci scruta, ci spia, Non lo dico per dire che siamo nel migliore dei mondi possibili, dico che non stiamo capendo bene il mondo in cui siamo e se non lo capiamo bene poi è difficile farci qualcosa di buono. Per esempio l'alienazione. Ci sono dei discorsi molto confusi secondo me sull'alienazione adesso, nel senso che si fanno sempre, c'è un discorso che dice, ci sono ancora degli sfruttati, indubbiamente ci sono, però poi in Italia gli esempi degli sfruttati sono sempre i rider, i raccoglitori di pomodori e i magazzinieri di Amazon. Adesso neanche più i magazzinieri di Amazon perché come sapete hanno trovato una macchina che impacchetta 6 volte più veloce dei magazzinieri di Amazon e quindi non sono più sfruttati perché sono stati licenziati. Comunque questi sarebbero gli sfruttati che la fatica eccetera e quindi qui si parla di alienazione in senso proprio. Poi però il discorso devia e comincia a dire ma del resto infatti tutto quello che facciamo siamo spiati, dobbiamo fare un sacco di cose, dobbiamo farci biglietti da soli, siamo tutti alienati. E questo non va bene perché alienazione in senso proprio sarebbe fare sempre gli stessi gesti tutto il giorno per tutta la vita, che sicuramente non è quello che riguarda la nostra situazione attuale, ci succede esattamente il contrario, ritornerò su questo punto e quindi da questo punto siamo molto più vicini all'ideale marxiano dell'uomo liberato che non a quello dell'alienato. Allora, sostenere che è alienato uno che passa il weekend a guardare tutta la serie di Narcos su Netflix, per esempio, e confondersi sulla nozione di alienato, lì si sta parlando della nozione clinica, cioè è un matto, o comunque gli piace, non c'è niente di male, ma se tu dici che l'alienazione di Chaplin è identica all'alienazione di uno che guarda Alienated, ho scoperto che questo Alienated è uno che lui ha visto degli alieni, lo dice a lei che è sua moglie non gli crede e loro si lasciano. Credo che sia grosso modo questo la trama, però in generale supponiamo che uno guardi 10.000 volte Alienated, è alienato, forse in senso clinico sì, ma non può essere considerato alienato nel senso nel senso serio di cui parlava Marx, nel senso almeno di cui parlava Marx. Ecco, se si fanno questi tipi di confusione, e poi la fine, ecco, la fine di che? Per esempio, mi è capitato di leggere per dovere d'ufficio un libro che diceva siamo di nuovo nel nuovo Medioevo, questo James Rydell, che è un inglese, perché è strano, la tecnica che doveva illuminarci, rischiararci il mondo, per esempio internet, ha generato superstizioni, terrapiattisti, Novax, eccetera, 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 e quindi abbiamo la fine del futuro, la fine della possibilità del futuro, una crisi radicale della ragione, eccetera, eccetera, eccetera. E si stupiva. Ora, 100 anni fa esatti, Max Weber aveva fatto un ragionamento di questo genere. Ha detto, l'impiegato che va al lavoro in tram e non sa come funziona esattamente il tram e se si rompe il tram non lo può riparare, conosce il suo mondo enormemente di meno di uno che nella savana sa farsi arco, frecce, conoscere tutte le cose, eccetera, e quindi in fondo ha un controllo e una comprensione del mondo molto minore di quell'altro. A maggior ragione noi, ovviamente. Noi non sapremmo riparare assolutamente niente di tutti gli apparati che abbiamo intorno e per inciso non c'è nessuno intorno a noi che li sappia riparare, perché
devi semplicemente buttarli via, non puoi neanche, non si prevede neanche che tu possa metterci le mani dentro, quindi è un mondo completamente misterioso. L'equivoco di fondo sta nel pensare che una crescita tecnologica sia di per sé la spiegazione e l'illuminazione del mondo. Il punto è questo, che la tecnologia è la condizione necessaria per il sapere e la comprensione, ma non è la condizione sufficiente. Cioè tu puoi, senza tecnologia non puoi avere sapere, perché il fatto che noi adesso siamo qua a parlare di qualcosa invece che fuggire in una savana inseguiti da un leone, che renderebbe molto più difficile ogni tipo di approfondimento, deriva precisamente dal fatto che delle tecnologie ci tutelano, ci proteggono, fanno tutte queste cose, e quindi possiamo leggere dei libri, andare in gallerie d'arte contemporanea, cosa che a quelli che morivano a 20 anni divorati da un grizzly, tipo quello sopra, cioè non c'era tanto modo non c'era spazio per l'approfondimento, per la trasmissione del sapere, eccetera. Quindi da questo punto di vista effettivamente la tecnologia è una condizione necessaria, ma ripeto, non è sufficiente. Allora, che cosa sarebbe sufficiente? Adesso una parola grossa. Che cosa caratterizza davvero questo mondo che invece prima avevo descritto come un mondo caratterizzato da delle superstizioni, dei timori, delle cose sbagliate, in cui noi spesso trasferiamo un po' delle ubbie millenaristiche e la fine di una civiltà, il crollo, eccetera, un po' delle cose che si riferiscono a mondi che abbiamo dietro di noi, per esempio il mondo dell'industria. Effettivamente il mondo dell'industria è ancora il grande paradigma con cui noi leggiamo una realtà che in linea di massima non ha più niente a che fare col mondo dell'industria. Ed è con questo che vengo passando dalla sovrastruttura alla struttura. E cioè, che cosa caratterizza il mondo attuale? È quello che dicevo prima, world record, il potere della registrazione. Un tempo quasi tutto non veniva registrato, adesso tutto viene registrato. Banalissimamente, 15 anni fa non sarei stato registrato in questo momento. Questo avrebbe tutelato la mia pubblica fama, perché sicuramente dirò delle stupidaggini e saranno queste che saranno poi dopo ricordate per l'eternità, per quella breve eternità che può essere conseguita così. Però 15 anni fa davvero non c'era, ci volevano degli apparati, eccetera, ma a prescindere, adesso uno è registrato anche semplicemente se cammina, come ho detto prima, il tuo telefonino ti dice quanti passi hai fatto, quindi ti sta registrando, non ti sta spiando, sta facendo una cosa diversa, bisogna capire cos'è questa cosa che fa di diverso. Ed è questo che io ho definito come rivoluzione documediale. Rivoluzione documediale sarebbe l'unione tra la forza intrinseca dei documenti, perché non riuscita qualche forma di documenti, anche le cosiddette società senza scrittura sono delle società, per esempio, in cui la gente si tatua oppure si veste in maniera pittoresca. Perché ti sei messo quelle piume? Non posso mica avere una carta di credito, cioè devo avere dei tratti distintivi in un posto in cui non ci sono dei documenti scritti o dei documenti che hanno dentro molti più dettagli di quanto non abbia una scrittura tradizionale come sono i documenti informatici contemporanei. Però appunto la questione della rivoluzione documentale sta in questo, che hai la forza costitutiva dei documenti che si unisce ad una crescita impressionante della registrazione. Cioè voi fate il conto, adesso c'è un problema che non mi è chiaro, uno studio sostiene che negli ultimi 2 anni si sono prodotte registrazioni che il 90% delle registrazioni che si siano mai prodotte sulla faccia della Terra sono state prodotte negli ultimi 2 anni, il che mi sembra altamente verosimile, ma ha un problema: come hai fatto a sapere, come hai fatto a contare queste registrazioni, come hai fatto a confrontarle con le registrazioni precedenti? Per inciso, questo è un problema che si presenta spesso in idee anche abbastanza decisive, che governano
il nostro comportamento, e questo è molto grave perché noi poi prendiamo decisioni per il futuro e delle valutazioni sul presente in base a dei luoghi comuni che non sappiamo. Per esempio, i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sono sempre più poveri. Avrete sentito senz'altro questo, e questo governa ogni valutazione sul presente. Ora, il mio punto è, come fai a sapere che i ricchi sono sempre più ricchi? È la stessa cosa che per i documenti. C'è stato un articolo sull'Economist che sostiene che un re africano del 1400 era 10 volte più ricco di Jeff Bezos. Mi sembra, non mi sento di escluderlo, è Augusto l'imperatore 2 volte. Non mi sento di escluderlo, però il problema grossissimo è come fai a capirlo. Cioè non si riesce a capire il valore di un appartamento nel tempo, ci sono problemi su questo, e invece dovresti riuscire a fare dei calcoli assoluti tra le ricchezze di adesso, le ricchezze di 100 anni fa, le ricchezze di 1 milione di anni fa, per affermare che i ricchi sono sempre più ricchi. Quanto poi al fatto che i poveri siano sempre più poveri è un'affermazione altamente problematica, perché nell'Ottocento eravamo 1 miliardo, adesso siamo 7 miliardi, che significa che c'è un numero crescente di persone che superano la soglia della povertà, e in posti come quelli in cui abbiamo la fortuna di abitare non solo superano la soglia della povertà, ma vivono tantissimo, mentre prima vivevano molto di meno. Quindi anche su questo l'idea i poveri sempre più poveri risulta altamente problematica. Non sto dicendo questo per sostenere che il mondo in cui viviamo è il migliore. Sto dicendo che se davvero i poveri fossero sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi, allora chiaramente il modello di sviluppo che abbiamo preso è totalmente sbagliato, bisogna fare tutt'altro. Ma se questo non è vero, allora bisogna vedere qual è la realtà in cui ci troviamo, cos'è che sta cambiando, perché per esempio per ottimi motivi siamo arrabbiati, ma non dire cose di questo genere. Quello che cambia appunto è il fatto che hai una crescente forza della registrazione, quasi tutto è registrato, e anche medialità, nel senso che una volta appunto c'era uno che parlava alla radio e tutti gli altri che ascoltavano, adesso tutti si ribattono sullo stesso piano, e quindi fenomeni per esempio come le fake news si spiegano benissimo, nel senso che se là non è che non ci fosse una fake news, Goebbels diceva delle fake news, però erano fake news d'autore e uniche, condivise dalle persone, mentre qui c'è quelli che credono a questo, quelli della terra piatta, quegli altri eccetera, e sono delle cose un po' divise, ma comunque troverai sempre qualcuno disposto a condividere una qualche follia. Ho letto dei post molto seri di qualcuno che sosteneva che le nubi erano state inventate nel 1913. Alcuni obiettavano che non è possibile, perché per esempio ci sono dei romanzi e dei quadri in cui ci sono delle nuvole, questi romanzi e quadri sono anteriori al 1913, la risposta era, e infatti è stato un grandissimo lavoro quello di quelli che sono dovuti andare a ritoccare per fare. Quindi ora il cambiamento si può riassumere, ed è una cosa che riguarda la vita di tutti noi, si può riassumere in 3 punti fondamentali. Il passaggio dalla materia alla memoria, cioè il fatto che la rivoluzione industriale si basava principalmente su un potenziamento di forza, di dinamica della materia, e adesso c'è un potenziamento enorme della memoria, che continua. La memoria non è il contrario della materia, però è una forma di materia un po' più sottile di quanto non fosse la memoria, il passaggio dalle merci ai documenti e il passaggio dal lavoro alla mobilitazione. Illustro rapidamente questi 3 punti perché sono un tentativo di dire quali sono i cambiamenti che hanno riguardato la nostra vita, ma ripeto, una vita molto... una storia molto più recente di quanto non siamo portati a credere, riguarda la storia degli ultimi 20 anni, non molto di più. Dalla materia alla memoria. Va bene, questo era una macchina a vapore, la macchina a vapore potenziava delle forze dell'umano. Adesso invece
abbiamo dei tipi di memoria che possono registrare i nostri comportamenti. Quello per esempio è Alexa, quell'aggeggio che ti puoi prendere, che gli parli, gli dici Alexa fai questo e lui ti fa sentire dei suoni, cioè è come la radio solo che non devi usare le mani. Confesso di essermi preso Alexa per motivi inesplicabili. Comunque il punto è che adesso qualcuno sostiene Alexa ci spia. Ed è interessante perché per esempio io come spesso succede a persone di una certa età, vivo in una casa con mia moglie e mia figlia e che sono ragionevolmente disinteressate a quello che io dico. E invece Alexa dovrebbe essere interessata, anzi qualcuno dall'altro capo del mondo, attaccato ad Alexa, dovrebbe essere interessata a quello che dico, capire la lingua che parlo per inciso, perché poi è anche detto che sappia la mia lingua, eccetera. Allora, perché viene commercializzato un oggetto sostanzialmente inutile come Alexa, sostanzialmente inutile come anche Siri, cosa posso fare per te, tacere, insomma, perché se tu aumenti le connessioni che possono registrare i comportamenti, anche non solo scrivendo, ma anche parlando, aumenti la possibilità di registrare. Per esempio, registrare quante volte sente questo pezzo musicale quel tizio lì, in quel posto lì, in quel momento. E se io lo facessi sulla radio non lascerei traccia. Se io lo facessi su un normale registratore o con dei dischi non lascerei traccia. Invece così lascio delle tracce e posso creare delle connessioni, delle correlazioni, posso permettere di creare connessioni e correlazioni che altrimenti nessuno potrebbe immaginare e che per inciso non vanno minimamente a urtare la mia privacy, vanno a aumentare delle possibilità di vendite, di conoscenza della realtà, che è un'altra cosa, è importante saperlo, però non questo in particolare che cosa ti permette di fare? Ti permette di fare dei sistemi esperti. Quanti più dati hai, tanto più i sistemi possono istruirsi da soli e possono agire da soli. Per questo mettono così tutta la cosa dell'internet, delle cose, robe di questo genere. I vantaggi che ti vengono dall'avere la lavatrice che dialoga con la caffettiera sono modesti. Il vero fatto è che devi aumentare l'archivio possibile che poi permetterà una automazione perfetta, a cui ci stiamo avvicinando. L'esempio molto chiaro è Google Translate, perché Google Translate traduce effettivamente bene, traduce sempre meglio. Come? Beh, intanto usando la base di tutte le traduzioni del mondo attraverso Google Book, inoltre con tutte le correzioni che le persone fanno durante le traduzioni, e a questo punto è un sistema che si autocorregge senza, quindi abbiamo per esempio un traduttore automatico. Se abbiamo un traduttore automatico ovviamente possiamo avere una quantità enorme di macchine automatiche che lavorano molto meglio degli umani e a prezzi infinitamente più bassi degli umani, e a questo punto è proprio la memoria che permette l'automazione perfetta. Fino a che hai ancora delle macchine che devono essere governate da degli umani, l'automazione è imperfetta, ma se la memoria si fa carico di questo tipo di prestazione, cioè se hai delle macchine che si autocorreggono e quindi si comportano sostanzialmente come degli umani, a questo punto la produzione può essere automatizzata. E a questo punto abbiamo il passaggio dalle merci ai documenti. La maggior parte delle merci può essere prodotta da delle macchine, e quello che resta prima o poi sarà prodotto dalle macchine, con delle eccezioni su cui ritornerò dopo. Gli umani in tutto questo che cosa fanno? Beh, ovviamente producono dei documenti, documenti in un senso vario, nel senso che da una parte, per esempio, lui sta controllando un processo, forse potrebbe anche non controllarlo perché il processo si autocorregge e infatti fra poco lo licenzieranno.
Non piangete per lui perché c'è un rimedio. Però i tipi di dati e il tipo di valore che produce attraverso il controllo del processo è probabilmente inferiore al valore che produce con il telefonino che ha in tasca e che dice che cosa sta facendo in quel momento, come è illuminata la stanza, quanti passi fa, ecco. E viene capitalizzato mettendolo in correlazione con tante altre azioni di tante altre persone, una all'insaputa dell'altro. Ora, è molto interessante questo passaggio in cui le merci sono trattate come dei documenti, nel senso che appunto l'intermediario, lui potrebbe anche scrivere un poema simbolista, cioè, e i documenti fondamentali sono le merci, cioè i cosiddetti big data sono la grandissima merce del nostro tempo, per motivi che cercherò di chiarire fra poco, perché adesso dici big data è una cosa importantissima, poi però non ti dicono perché è tanto importante avere questi big data e si resta nel vago. Anticipo dicendo che i big data comunque, come ovvio, sono particolarmente importanti perché ti danno delle informazioni molto più fini e molto più sofisticate di quanto per esempio non venga dalla finanza. In fondo il prezzo del denaro ti dice soltanto il costo di un oggetto, che è un tipo di informazione, ma non è tutto quello che tu puoi sapere. Come se uno da Amazon, non è che Amazon sa soltanto quanti soldi hai perché compri quel tipo di oggetto, ma i tipi di oggetti che compri, verosimilmente le credenze, le convinzioni, i comportamenti che hai, che vengono rivelati dalle cose che compri e tantissime altre cose. Ora, questa è la vera merce. Per inciso, dal punto di vista marxiano, abbiamo la soluzione dell'arcano della merce, nel senso che Marx diceva che le merci hanno un arcano, nel senso che c'è un oggetto che viene prodotto, per esempio questo bicchiere, e nasconde dentro di sé, sotto la forma alienata di un oggetto, una relazione tra persone. Chi ha fatto questo oggetto, chi l'ha venduto, chi lo usa, tutto questo si nasconde qua e quindi c'è questa specie di fenomeno di oscuramento, quasi, lui dice Marx, proprio si entra quasi nell'ambito della religione, misterioso. Invece adesso è tutto chiaro. Le macchine fanno gli oggetti e gli umani fanno documenti. Fanno documenti nel senso che o scrivono post qua e là, quindi lo fanno intenzionalmente, e anche quasi qualunque loro comunicazione, oltretutto adesso passa per cose scritte, molto più che attraverso delle cose orali che non lasciavano traccia. E poi, oltre a questo, fanno documenti anche in maniera involontaria, preterintenzionale, perché tutti i sensori che abbiamo attaccati a noi producono delle informazioni sul nostro battito cardiaco, sull'illuminazione del luogo in cui ci troviamo, sulle attività che stiamo facendo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è enorme perché non c'era 20 anni fa. Questo per dire l'importanza anche di... se noi leggiamo questo come la realtà industriale, ci manca qualcosa, perché la realtà industriale è altrettanto distante quanto dalla realtà presente quanto la realtà feudale poteva essere dalla realtà industriale. E poi c'è il passaggio dal lavoro alla mobilitazione, nel senso che sempre meno si lavora e per inciso, nel senso formale, si lavorerà sempre di meno. Quindi quando si dice il problema è il lavoro, è verissimo che il problema è il lavoro, ma sarebbe vano pensare che come lo restituisci questo lavoro? Ricrei delle finte fabbriche in cui una finta classe operaia si aliena fintamente, perché questo sembra essere la cosa, dice, vogliamo ritornare, ritorniamo al lavoro, robe di questo genere. Prima non si ritorna al lavoro perché non è più conveniente. Oltretutto è anche probabile che nessuno di noi sarebbe disposto a tornare al lavoro così come l'abbiamo conosciuto 50 anni fa, per esempio. Anche solo 50 anni fa, per non dire nella Manchester del 1810. Molto spesso il rimpianto nei confronti, quando si dice obiettivo, piena occupazione. Piena occupazione, bisogna capire che cos'è l'occupazione. Sicuramente il lavoro concepito come una volta non ritornerà mai più.
E andarci dietro è un po' l'effetto. C'è un passo bellissimo di Cartesio nelle Passioni dell'Anima, quando racconta la storia del marito devoto che piange sulla tomba della moglie, ma non sarebbe così contento se la moglie resuscitasse. Cioè, in fondo questo è il tipo di atteggiamento che abbiamo nei confronti del lavoro, del passato, eccetera. Nessuno sarebbe disposto a ritornare a quelle forme là. E allora però bisogna capire quali sono le forme presenti. E le forme presenti sono, primo, il venir meno della differenza fra tempo di lavoro e tempo della vita. Questo è abbastanza... è abbastanza normale, cioè prima era molto chiaro quando lavoravi e quando invece non lavoravi, adesso è del tutto oscuro. Secondo, vi è meno la differenza tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, anche perché solitamente l'intermediario è sempre lo schermo di un qualche telefonino, computer o cose del genere. E cosa interessantissima, la fine dell'alienazione. Questo è interessante perché appunto Marx nell'ideologia tedesca dice: nella società capitalistica l'uomo è ridotto a una mera funzione, deve ripetere sempre lo stesso gesto per tutto il giorno, tutti i giorni dell'anno e per tutta la vita, eccetera. E quindi si trasforma, diventa stupido e si trasforma in una protesi della macchina. Invece in una società comunista sarebbe possibile pescare alla mattina, scrivere saggi critici al pomeriggio, alla sera accudire il bestiame, così come ci pare, che è esattamente quello che facciamo noi. Cioè la nostra forma di vita attuale è molto più simile a quella degli esseri disalienati del comunismo realizzato, così come veniva idealizzato da Marx, di quanto non fosse invece ogni forma di comunismo reale. Questo è interessante da pensarci, perché di nuovo bisogna togliere, non siamo così contenti, ma anche perché Marx non poteva sapere quanto potesse essere fastidioso agire liberamente, non ne aveva esperienza. E quindi ovviamente per uno che, non che Marx, poi Marx non ha fatto quasi niente in vita sua come me, quindi non facciamo testo, però quelli che facevano qualcosa di veramente noioso e ripetitivo, e quindi potevano immaginare come liberatorio fare quello che vogliono. Adesso che tutti quanti possiamo fare quello che vogliamo, non ci appare affatto liberatorio perché non siamo stupidi. Allora, questo è un aspetto interessante della lettura della realtà, di nuovo. Uno dei luoghi comuni più ricorrenti è: il comunismo è finito, il comunismo ha fallito, questa è la grande evidenza su cui non si può discutere. Invece ritengo che la nostra società è la società più vicina al comunismo realizzato di tutte le società precedenti della storia, e che probabilmente andremo ancora più vicini al comunismo in un processo asintotico, cioè che si svolge all'infinito. Come? Bene, primo, appunto, la fine dell'alienazione. Questo è un fatto gigantesco. Cioè, effettivamente, noi viviamo molto, appunto, come nel mondo comunista perfetto sognato nella ideologia tedesca. Poi, la fine della divisione del lavoro. Quando ti dicono tutti fanno tutto, a parte ci sono proprio delle ideologie, uno vale uno sarebbe la fine della divisione del lavoro e viene considerato anche vero, saggio, sano, eccetera. E poi effettivamente, per esempio, tendiamo tutti a far tutto, in generale nessuno di noi sapendo niente, e questo è anche vero perché rientra nel principio per cui non conosciamo il funzionamento dei principi tecnici, però tutto sommato ci arrangiamo, ci muoviamo, e questa totale sostituibilità è uno degli elementi più evidenti del mondo contemporaneo, anche con degli effetti strani. Dice, ma lei voleva fare, cioè, parli con dei manager, dice, ci vorrebbe un oratore, ma non era il manager. Sì, infatti sono delle funzioni che si spostano e che si trasformano. Fine della proprietà privata. Perché i dati, che dopo tutto sarebbero una cosa privatissima nostra, non sono più nostri.
Quindi effettivamente una cosa molto importante è la nostra. Aggiungo, tutti quegli oggetti tipo per esempio le auto a guida automatica, non è che poi le persone quando saranno di uso più o meno comune si compreranno un'auto a guida automatica, sembrerebbe futile perché poi devi farla posteggiare eccetera, saranno lì per strada, salirai, prenderai un abbonamento eccetera, comunque non sarai più proprietario dell'automobile, lo puoi fare per tantissime altre cose. Una società senza classi, perché sicuramente, anche solo, prendete Trump, che è sempre il grande cattivo, Trump è anche interessante perché tu fra Franklin Delano Roosevelt o Kennedy e i loro elettori c'era proprio un abisso. Trump invece è identico e forse anche un po' peggiore di alcuni dei suoi elettori, quindi certi indicativi di classe, cioè una volta appunto quando c'erano le fabbriche uno diceva bene adesso vado fuori di una fabbrica, trovo un sacco di operai e questi voteranno comunista, poi invece vado in chiesa, questi voteranno democristiano, cioè c'erano tutte delle cose che venivano riconosciute, adesso non è riconosciuto niente di tutto questo e infatti Cambridge Analytica non lavora sopra delle classi, ma sopra delle correlazioni che potrebbero essere inspiegabili o comunque non sono spiegabili sulla base di classe, cioè che ne so, tutti quelli che comprano tulipani e leggono Tolkien, questo identifica una classe? Evidentemente no, però perché una classe non può essere più identificata, ci sono delle differenze di ceto, ci sono delle differenze di reddito, ci sono delle differenze nel mercato immobiliare, ma non ci sono delle differenze di classe. Per inciso anche il fenomeno della gentrification dei posti disadattati, che viene generalmente fatta mettendoci delle gallerie d'arte, è un esempio ulteriore di questo fatto di una società senza classi. Una nuova internazionale viene trattata male chiamandola globalizzazione, però effettivamente l'internazionale si realizza molto di più e molto meglio dalla globalizzazione che non così, e la dittatura del proletariato. Quello che così confusamente si chiama populismo è la forma più vicina alla dittatura del proletariato che per Marx costituiva la fase intermedia tra la fine del mondo borghese e l'inizio, la realizzazione piena del comunismo. Solo che appunto, essendo il comunismo ideale, la fase intermedia può durare anche milioni di anni. In ogni caso, la dittatura del proletariato è effettivamente... Marx aveva in mente la Comune di Parigi, quindi delle forme più violente, però effettivamente i gilets jaunes, certi fenomeni qui da noi che conosciamo bene, sono sicuramente un esempio di dittatura del proletariato. Quindi la lista è abbastanza significativa, secondo me. Poi di solito quando racconto queste cose dicono questi paradossi, non trovo niente di paradossale, perché poi dice no, perché il comunismo invece è stata un'altra cosa, cioè le involge tutte in burla, però uno dice ma Elena Ceausescu, considerata genio della chimica, è una cosa seria. Allora, intanto consideriamo questo, cioè effettivamente, ed è un dato positivo e che va a onore del comunismo, aveva visto giusto del resto. Il capitalismo, evolvendo, produce le condizioni per l'attuazione del comunismo. La disgrazia di Marx era che era convinto, leggendo Hegel, che tutto dovesse avvenire per contraddizioni e per crisi, mentre non è avvenuto per contraddizioni e per crisi, è avvenuto per continuità. Cioè, a un certo punto si è... Come? Sì, per evoluzione, sì. In fondo questa cosa, e adesso si avvicina la crisi inevitabile del capitalismo, tutte le volte, adesso si avvicina... Ecco, perché aveva in mente questa cosa della crisi inevitabile? Perché era un discepolo di Hegel e quindi pensava che la realtà si producesse per contraddizione. Hai il positivo, poi c'è il negativo e di lì la sintesi superiore. Ma non è necessario avere delle crisi. Si è rivolta e effettivamente adesso, ma anche come dire, il livello di vita medio delle persone è infinitamente più alto. Non lo dico
ha fatto per lodare il presente, ma per dire che se vuoi vedere qual è la direzione giusta non devi dire abbiamo sbagliato tutto, come dicevo prima. Pensate anche dei fenomeni del tutto banali. Vi ricorderete quelle favole che poi descrivevano delle realtà che avevano avuto luogo, del fanciullo che va al mercato con due soldi, deve comprare l'oca, poi però invece compra un'altra cosa, futilmente torna a casa senza oca, viene squartato, ucciso, bruciato dai genitori che sono autoritari. Adesso ci sono negozi come Tiger che partono dal presupposto che qualunque bambino ha qualche soldo in tasca e si compra, o anche adulto ovviamente, e si compra qualcosa. Non è affatto significativo di niente, però rispetto all'idea si abbatte su di noi sempre di più lo sfruttamento del capitale, eccetera, è proprio sbagliato. È proprio sbagliato perché se vogliamo fare qualcosa di buono dobbiamo guardare in un'altra direzione. E ovviamente prevedo la domanda, l'obiezione. Scusate, questo è anche interessante. Per esempio, l'economia pianificata. Questo è un libro che è uscito recentemente, che si intitola La Repubblica Popolare di Walmart, che fa notare come queste grandi catene distributive, avendo oltretutto tutti i dati che possono venire dal web, risolvono il grande problema classico dell'economia pianificata. E cioè l'economia pianificata è sicuramente molto meglio di una economia di competizione, di concorrenza, perché ha molti meno sprechi. Il vero problema dell'economia pianificata è il fatto che non riesce a pianificare, perché non hai una conoscenza sufficientemente approfondita del mondo intorno. Cioè, cosa ne sai di quel paese in Siberia, di cosa gli servirà l'anno prossimo? Invece adesso puoi saperlo con grandissimo dettaglio e quindi puoi pianificare molto meglio, e questo si vede già dal fatto che i beni adesso mediamente costano meno di un tempo. Ora, la domanda è perché siamo arrabbiati in tutto questo presunto paradiso. Allora, insisto, presunto paradiso, però importante notare che comunque quello che ci lasciamo dietro non è un paradiso perduto, non è che quello che c'era prima era una bellezza, era probabilmente peggio. Però perché siamo arrabbiati? Per quello che propongo di chiamare plusvalore documentale. Che cos'è? È questo. Allora, Marx spiega. Il servo della gleba fa un lavoro spiacevole, però almeno è in chiaro rispetto al proprio lavoro, perché ha due campi. Un campo è il suo e l'altro campo è quello del padrone. Quando lavora nel suo campo sa di lavorare per sé, quando lavora nel campo del padrone sa di lavorare per il padrone. L'operaio industriale invece ha una difficoltà, perché magari lavora 10 ore e altre 5 ore accresce i guadagni del padrone, e questo e magari non se ne rende conto. Né lui né il padrone, che anzi danno spesso delle interpretazioni fuorvianti, che lui è povero perché è vizioso, alcolizzato, e il padrone è ricco perché è intelligente e virtuoso. Invece no, è semplicemente che non hanno visto una cosa. Succede qualcosa di simile nel patto che viene stretto, diciamo così, tra i mobilitanti e i mobilitati, per usare un termine un po' immaginoso, comunque tra le piattaforme e gli utenti. Solitamente si dice che l'accordo tra la piattaforma e l'utente è un accordo equo, nel senso che la piattaforma fornisce delle informazioni gratis e l'utente ricambia con altre informazioni gratuite. Quindi dov'è il problema? È fair trade. Invece non è fair, perché c'è una differenza di valore enorme tra quello che gli individui danno alle piattaforme, che gli utenti danno alle piattaforme, e quello che le piattaforme danno agli utenti. Per semplificare, scusate quell'inglese, ma perché era un PDF e quindi... Allora, mobilitanti, le piattaforme prendono tantissimi dati
e soprattutto li prendono tantissime persone tutte insieme, e inoltre riescono anche a calcolare questi dati perché hanno dei computer come Watson che riescono a leggere 1 milione di libri al secondo. Mentre i mobilitati hanno tutto sommato pochi dati, è una inezia, e soprattutto hanno solo i dati uno ad uno, quello che mi viene dal web a me, mentre gli altri sanno che lui stanno usando certi dati, stanno producendo certi dati e posso produrre delle correlazioni, quindi è molto di più. Poi sono reali quelli della piattaforma perché descrivono dei comportamenti veri, mentre gli altri possono avere un sacco di folle, fake news e cose del genere, quindi cose virtuali. Sono individuali i dati perché si riferiscono proprio a te e possono essere poi dopo confrontati con tanti altri individui, mentre nel caso di quello che noi abbiamo sono dei dati generali, cioè tu puoi sapere che ne so quando è morto Napoleone, vai su Wikipedia, te lo dicono, però c'è una bella differenza tra quella cosa lì e quell'altra. E quanto alla modalità, i dati che acquisiscono le piattaforme sono dei dati segreti, mentre quelli che acquisiscono i mobilitati sono dei dati pubblici, cioè tipo che tempo farà a Roma domani, vai subito e te lo dicono, però tutti gli altri lo possono fare, mentre gli altri sono segreti, ma segreti in una maniera speciale, cioè il fatto che sono segreti agli stessi utenti. Non è che tu vai a capire se questo qua sostiene di credere nel fatto che il figlio procede dal padre e dallo spirito, ma in realtà crede che proceda soltanto dal padre e quindi è un eretico. Non è il tipo di cosa che uno va a pigliare con il web, ma semplicemente il fatto che noi non sappiamo in generale quanti passi facciamo al giorno, quante calorie consumiamo, per fare delle cose più banali, mentre loro lo sanno, quindi sono delle cose che sono ignote a noi stessi, invece sono note alle piattaforme e permettono poi dopo un sacco di cose, anche virtuosissime, per esempio la pianificazione che fa abbassare i costi, il miglioramento della produzione, un sacco di cose perfette, non, però appunto il grosso problema è che qui si crea un dislivello e un plusvalore. Allora, imparare dai materassi, l'ultimo punto, ancora 10 minuti, va bene? Come imparare dei materassi? Tutto questo ha una soluzione, si possono fare delle cose abbastanza interessanti a partire da questa faccenda del plusvalore documentale, perché intanto è abbastanza intuitivo pensare che questo plusvalore va socializzato. Ma come lo socializzi? Per esempio dicendo che appunto bisogna... Perché spesso il gesto comune è dire, bene, allora ridiamo lavoro a tutti, come dicevo prima, ma non puoi ridare lavoro a tutti, devi pensare invece a un'altra dimensione del lavoro. E questo è il grosso lavoro, scusate, quello che bisogna fare adesso. Per poter riconoscere il plusvalore documentale devi riconcettualizzare una nozione di lavoro in un mondo in cui il lavoro come produzione oramai è completamente automatizzato, quindi diventa un'altra cosa. Allora, e qui sarebbe l'idea di welfare digitale. Allora, quella signora lì, 20 anni fa, non avrebbe lavorato, no, non nel senso nella sua vita, in questo momento non avrebbe lavorato perché era semplicemente al parco. Adesso invece lavora perché sta producendo dei dati. Il cane continua a non far niente. Invece lei, però il cane se avesse un guinzaglio di Apple che tiene conto delle pulsazioni del cane, lavorerebbe anche lui. Ora, è questo tipo di lavoro che diventa centrale adesso e che deve essere posto
alla base del welfare digitale. Cosa intendo con welfare digitale? Beh, intendo banalmente il fatto che se delle istanze molto grandi, per esempio l'Europa, 500 milioni di persone, andasse dai giganti del web a dire c'è questo plusvalore, voi fate benissimo, non diciamo neanche che state sempre a spiare quello che diciamo perché sappiamo che non vi interessa, però guadagnate moltissimi soldi, dovreste darci dei soldi di questa plusvalenza e noi lo adopereremo per aumentare la pace sociale e fra l'altro implementare il consumo e non quelle cose un po' ridicole del reddito di cittadinanza che in un paese di evasori è inattuabile chiaramente, ma invece lì ci sono davvero tanti soldi e inoltre si retribuirebbe un autentico valore. Oltretutto, immagino che molti di voi abbiano letto fino a un certo punto, perché poi uno la pianta lì, quel libro di Piketty, Il capitale del XXI secolo, la cui tesi fondamentale è che tanto il capitale finanziario vince sempre sul capitale industriale e intanto lui parlava di capitale finanziario perché non aveva ancora in mente i big data. Interessante, il libro è del 2013, però si basava su degli studi fatti precedentemente, quindi in fondo pensava, mentre è probabile che non ci sarà un vero avvenire per il capitale finanziario, sarà, non so cosa saranno le banche fra 10 anni, banalmente, per andare questo. Però la cosa che diceva, certo, c'è questo plusvalenza, ma come li fai a pagare? Fai una tassa sui capitali, questi qui li trasferiscono in un paradiso fiscale e ti scappano sotto, quindi non c'è da fare la tassa sui capitali. Ma qui sarebbe differente, perché tu devi considerare quelli che producono dati come degli operai e le piattaforme come delle fabbriche. Gli operai possono sempre scioperare, cioè possono smettere di dare dei dati e quindi non è la volatilità del capitale. In fondo queste plusvalenze sono legate ad una produzione reale di dati. Se tu vai da Google dicendo guardi ci dia queste cose, poi certo Google ti può dire no, non voglio, arrangiati, non mi importa niente. E tu gli dici ah vabbè allora pazienza, gli dici allora faccio come in Cina, mi faccio il mio Amazon, il mio Google eccetera e infatti in Cina il plusvalore documentale viene socializzato, hanno altri problemi ma sicuramente non hanno il problema di averci i gilet jaunes, anche perché sarebbero presi a colpi di carro armato eccetera e quindi comunque. Ora, per realizzare questo è necessario però che si concettualizzi questo come lavoro, che sembra sulle prime non facilissimo. Invece no, uno pensa che il welfare digitale muove da questo. Il lavoro adesso non può essere più produzione, ma è mobilitazione, invenzione e consumo. Spiego, insomma, illustro. Immagino rapidamente questo e poi mi taccio. Mobilitazione, abbiamo già visto le persone, c'è una cosa interessante. Allora, questo è Keynes che come sapete 100 anni fa aveva detto che fra 100 anni, cioè adesso, 15 ore di lavoro alla settimana sarebbero state sufficienti. Alcuni dicono che era troppo ottimista, altri che era troppo pessimista, però poi ci sono delle visioni contrastanti, cioè nel 95 è uscito questo libro famoso di Rifkin che diceva la fine del lavoro, cioè quindi era stato, non si sa se troppo ottimista o troppo pessimista, comunque proprio scompare, e nel 2013, cioè circa 20 anni dopo, esce questo libro in cui invece la fine del sonno, e non per una forma di insonnia patologica, ma perché si lavora sempre così tanto, talmente eccetera, che non si dorme più. Allora, come riesci a mettere insieme la fine del lavoro con la fine del sonno? In altri termini, perché siamo stanchi? Perché questo fenomeno? Se è scomparso il lavoro, perché non dormiamo mai? E in realtà non è la fine del lavoro, ma è la scomparsa della fatica. Perché 50 anni fa era difficile vedere delle persone che correvano, perché generalmente in Italia, un paese come l'Italia era ancora principalmente agricolo, le persone consumavano le calorie col sudore della loro fronte, come si dice, nei campi oppure nelle officine, robe di questo.
questo genere, e quindi questa attività gli appariva del tutto futile, impensabile, eccetera. Invece adesso è evidente che è scomparsa la fatica, ma si ha la rivelazione del lavoro. Il lavoro non è affatto detto che sia necessariamente fatica e alienazione. Quindi tu trovi due forme di lavoro. Hai questo che è quello che abbiamo visto in fondo, appunto, come fatica e alienazione. Quando quei due sono stati cacciati, colui che li ha cacciati gli ha detto faticherete e vi alienerete. Non ha detto proprio così, però il concetto era questo. Però nulla vieta che si possa immaginare, appunto, il lavoro come produzione di valore. Per inciso, noi abbiamo già degli esempi di società pienamente automatizzate. Ci sono già stati nella storia ed erano le società con gli schiavi. Per esempio, la società romana era una società pienamente automatizzata. Il problema era che era pienamente automatizzata solo per pochi, e invece gli altri erano delle macchine. Nel momento in cui invece tutto può essere automatizzato, tutti si trovano virtualmente nella condizione di, non dico, il patrizio romano. Non sto facendo appunto la descrizione della Nuova Gerusalemme, nel senso che poi ovviamente quando le cose diventano di massa, come recita Venezia, è molto meno divertente. Però il fatto del considerare il lavoro come produzione di valore è decisivo nel momento in cui il lavoro come produzione di oggetti è stupido. Cioè, cosa fai? Mandi uno, gli devo lavorare, lo mandi a spaccare delle pietre. Non ha senso, fa una cosa inutile che può essere fatta molto meglio da una macchina, e oltretutto se lo mandassi a mangiarsi dei gelati, questo produrrebbe di più che spaccando delle pietre. E qui arrivo al materasso, perché questo era il materasso precedente. La cosa interessante è che, vabbè, come diventare un dormitore professionale non lo so. Effettivamente ricordo che da bambino ero rimasto affascinato da una cosa di Topolino dove c'era Pippo che faceva il collaudatore di materassi. Questa cosa mi era apparso meraviglioso, e poi ho deciso di fare il professore perché mi sembrava la cosa più simile. Ma il punto fondamentale è questo: effettivamente, con dei sensori, se tutto è registrato, tu puoi produrre valore anche dormendo. Solo che avresti torto a dire che sei alienato. È difficile dire che è alienato colui che dorme. È anche dire che questo è un lavoro non convenzionale. Cioè, non puoi andare a dire sono sfruttata, sono cose, eccetera, il capitale mi fa dormire, eccetera, eccetera. Non funziona quel tipo di ragionamento. Funziona a dire, guarda, la produzione non è più un problema, però c'è il problema che c'è qualcuno che deve consumare questi prodotti e che dà senso a tutta questa serie di prodotti. Quindi vengo alla questione, uno, dell'invenzione, che è la cosa più appariscente e più lodata, e che sempre poi compare sempre un po' questo discorso, siate creativi, che poi appunto siate creativi, quella roba come uno va a dire sì Leonardo da Vinci, ma sì lo tu, io non so, perché dice potete risolvere tutti i problemi attraverso la creatività, sì lo so, ma la creatività è cosa difficile e rara, non inesistente peraltro, e quindi prendiamo il caso di qualcosa che è successo ai pittori. I pittori nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, hanno vissuto lo stesso problema che vivono adesso tutti quanti. E cioè è arrivata una macchina, la fotografia, che faceva il loro lavoro automaticamente. E quindi lo scopo primario del pittore, che era quello di dare rappresentazioni verosimili del mondo esterno, ma è venuto meno. E quindi hanno dovuto, come diceva Duchamp, avere un nuovo pensiero per l'oggetto, cioè vedere le cose diversamente, fare delle cose. E in fondo gli utenti, noi abbiamo dei nuovi pensieri per l'oggetto. Vabbè, questo appunto, e addirittura la produzione era, appunto, la produzione era già fatto questo, e poi hai un nuovo pensiero per l'oggetto. Però badate che, per esempio, anche il modo in cui è evoluto il telefonino è qualcosa che è stato largamente determinato da nuovi pensieri per l'oggetto che
sono stati sviluppati dagli utenti molto più che dai programmatori. Per esempio, quando sono stati introdotti messaggi di testo dentro ai telefonini, si pensava che sarebbero serviti per delle comunicazioni di servizio, mai più avrebbero pensato che la gran parte della comunicazione sarebbe avvenuta per iscritto. Quindi qui una cosa è un'invenzione che è venuta dall'utente. Certi più lungimiranti, effettivamente Steve Jobs con l'idea dello smartphone aveva visto con un po' di anticipo qualcosa che però c'era già nelle pratiche delle persone, mentre Nokia non l'ha vista, infatti sono falliti. E qui vengo all'ultimo punto. Dicevo, l'invenzione è molto difficile da realizzare, succede una volta nella vita, non puoi pensare di vivere di invenzioni e di scoperte. Però c'è qualcosa che noi facciamo tutta la vita ed è qualcosa di indispensabile e insostituibile, ed è il consumo. Il consumo è un fenomeno interessante e spesso sottovalutato, perché viene considerato spesso come un male, spesso perché uno dice, Imelda Marcos, la moglie del dittatore filippino, aveva 2.400 paia di scarpe. Vabbè, e quindi avrà avuto anche altri problemi probabilmente, ma comunque io non vedo in sé niente di male nell'avere 2.400 paia di scarpe. Probabilmente il governo filippino aveva problemi maggiori di quelli delle scarpe di Imelda Marcos. Però abbiamo un atteggiamento punitivo nei confronti del consumo, e non considerando che, per esempio, in fondo l'ozium latino, cioè il consumo culturale, non è forse consumo? Ma dice, smettila di leggere Properzio, basta con questo consumismo. Sembra effettivamente, no, veramente io sono... no, perché stai consumando. L'hai scritto, no, e allora consumi e quindi sei punito. In realtà il consumo è davvero il proprio dell'essere umano, perché tu, ed è ciò che non può essere automatizzato. Ovviamente ci sono altre cose che non possono essere automatizzate, per esempio non puoi automatizzare le partite di calcio, nel senso che una partita di calcio fatta da robot non interesserebbe nessuno. E però mica tutti possono essere dei calciatori professionisti, quindi se tutti i calciatori ed è risolto il problema. No, perché non funziona così. Oppure anche pensate delle cose di interazione uomo-macchina, le corse di Formula 1, dove c'è una macchina, ma immaginate una corsa di Formula 1 pilotata da automi, dove le macchine non interesserebbe di nuovo, mi stupisce che interessi qualcuno anche con dei piloti umani, però effettivamente con degli automi ancora più. Però appunto queste sono le prestazioni, diciamo così, superiori, appunto devi essere un campione comunque, ma in generale uno non è un campione. E allora che cosa non è sostituibile dell'umano? Quello è una macchina per far sushi, quindi tu puoi, mettendo dentro, credo, del riso, del salmone, eccetera, poi esce fuori il sushi. Quindi non hai bisogno di avere degli agenti umani che fabbrichino il sushi. Non hai neanche bisogno, a rigore, di agenti umani che servano il sushi, perché potresti avere dei droni. E per inciso questo succederà anche con i rider. È inutile piangere per i rider. Cioè, è spiacevole fare il rider, però è ancora più spiacevole non essere un rider perché c'è il drone, e sicuramente i droni fra poco prenderanno il posto dei rider. Che cosa non è veramente sostituibile? Beh, quello che mangia. Chi mangia? Cioè, il punto è banalmente questo. Fare una macchina perfetta, cioè una macchina che non solo produce sushi, non solo distribuisce sushi, ma anche mangia sushi, è una scemenza senza senso. Proprio non ha senso fare una macchina di questo genere. Invece ha senso fare una macchina imperfetta, cioè una macchina che produce sushi, distribuisce sushi e poi dopo lascia ad un'altra macchina imperfetta il compito di metabolizzarlo. A questo punto tutto il processo ha senso. Se invece automatizzi anche l'ultima parte, tutto il precedente non ha senso e non riesci neanche a produrre ricchezza. Allora, il consumo è qualcosa di proprio solo degli organismi.
Questo è importante. Considerate questi due dissipatori di energia. Questo è pensato per dissipare energia producendo calore. E anche questo. Non è pensato, cioè non è stato programmato, ma è venuto fuori così e dissipa calore producendo energia, cioè, dissipa energia producendo calore, suda. Allora, apparentemente sono, morfologicamente sono simili, però se io per esempio dimentico il dissipatore di sinistra in un cassetto in una casa al mare, e sto via per tutto l'anno, poi ritorno, se le condizioni di umidità erano propizie, eccetera, io posso riaccenderlo, eccetera. Se io dimentico un'anatra dentro un cassetto in una casa al mare, non so se questo possa succedere, ma comunque ipotizziamo, poi non trovo quell'anatra che può essere riaccesa, trovo una poltiglia orrenda di un oggetto che è finito nell'entropia più radicale. Questo spiega perché gli esseri umani sono gli organismi in quanto organismi relazionati sistematicamente con la tecnica, hanno la proprietà di avere delle urgenze insurrogabili, perché hanno molte meno possibilità di riprendersi che non i meccanismi. E questo ne fa dei veri consumatori. Quando si dice l'alimentatore per l'alimentatore del computer, è una metafora, perché poi il computer può stare senza alimentazione per un po', poi lo riaccendo e funziona, mentre l'organismo non può farlo. E in definitiva Heidegger, quando parlava dell'essere per la morte, diceva grosso modo questo, cioè parlare di consumo di essere per la morte sembra essere il contrario, cioè il consumo è una cosa ignobile, l'essere per la morte è una cosa signorilissima, distinta, eccetera, ma è la stessa cosa, cioè è il fatto che sei sottoposto a dei processi irreversibili e proprio il fatto di avere dei processi irreversibili genera in te delle finalità, degli scopi, dei desideri, delle urgenze. Un computer non si annoia perché a rigore ha tutto il tempo del mondo, quindi se noi confrontiamo, fra l'altro anche loro sono molto simili, avete notato questa curiosa, non so se Heidegger si fosse ispirato a quello di Berlino o viceversa, comunque la differenza fra questi due apparecchi è che quello ha solo due posizioni, mentre l'altro può averne in continuazione. Quindi il fine di tutta la produzione è il consumo, e questo consumatore organico è insurrogabile, quindi nessuno mai potrà scacciarci come consumatori. E su questo si basa il principio del welfare digitale. C'è bisogno comunque di consumatori, oltretutto i consumatori producono dei dati, questi dati che vengono prodotti sono, non sono delle cose volatili che ti prendi e ti porti via. È necessaria un'alimentazione continua, quindi chi raccoglie i dati ha bisogno di essere continuamente alimentato da questi dati, cosa che non succede per la finanza. Ora viene la domanda, ed è l'ultima domanda, la domanda classica di ogni welfare, cioè chi paga per tutto questo. Allora, la base del welfare del XX secolo, quello di Keynes, era stato di considerare il risparmio e l'investimento come due volti della stessa cosa, e cioè coloro che risparmiano e ricevono degli interessi ai tempi in banca credono di essere premiati per la loro parsimonia, in realtà sono premiati perché investono. Qualcosa di questo genere oscuramente deve essere comparso nella mente di Salvini adesso con la questione delle cassette di sicurezza, bisogna investire, queste sono cose da non investire. Quindi c'è del Keynes anche in Salvini. Invece nel welfare del XXI secolo sarebbe necessario considerare che c'è una sostanziale complementarità fra il consumo e la produzione, nel senso che il consumo, c'è un ciclo, il consumo produce dei dati, questi dati riducono i prezzi, questi prezzi hanno però bisogno comunque di consumatori, la produzione di dati produce ricchezza, questa ricchezza può essere socializzata e questo genera altro consumo. Per dire banalmente,
Per esempio, nella campagna recente del PD c'era una dichiarazione in cui Zingaretti diceva salviamo il pianeta, che mi sembrava un disegno un po' vasto e comunque un po' indeterminato, che in fondo confermava un erroneo pregiudizio per cui la sinistra è attenta soltanto ai diritti. Non è vero che è attenta soltanto ai diritti, sarebbe anche attenta al lavoro, solo che non saprebbe dove andarlo a trovare. Appunto, riconcettualizzi il lavoro in questo senso, veda che la produzione di valori, che per inciso è anche molto legato a tutte le questioni dei diritti e della civiltà, e lavoro a tutti gli effetti. Per cui probabilmente se invece di dire salviamo il pianeta o salviamo gli animali che non votano, bravissime persone ma non votano, uno dicesse tassiamo Google, già la gente comincia a capire che effettivamente è un po' lì che bisogna andare. Ovviamente si comincia a pensare una roba di questo genere, però secondo me una riflessione su questo, che indubbiamente si starà facendo e si farà, è però indispensabile per riuscire a risolvere questa strana distopia rispetto al mondo in cui viviamo, che tutto sommato è meno peggio di quello che pensiamo, però dove, che siamo portati a leggere al contrario di quello che è. Chiedo scusa per averla tirata così lunga.